Ciao a tutti. Allora, come il titolo è come caricare una mappa di base di OpenStreetMap, di Google Map e poi vedremo anche altre mappe sotto QGIS. Caricare le mappe sotto QGIS serve principalmente per avere una base di riferimento. È vero, bisogna stare attenti al sistema di riferimento delle coordinate, però una volta tenuto d'occhio questo fattore, diventa molto comodo caricare delle mappe di base su QGIS. E adesso vediamo qual è il metodo, diciamo, tra virgolette, vecchio, usuale, che comunque tutti utilizzano perché è già preinstallato nella versione di QGIS ormai da un po' di tempo, penso dalla 2.4, che è quello di OpenLayer Core Plugin, che noi possiamo caricare OpenStreetMap. Adesso zoomiamo un po' su una zona, possiamo caricare poi Google Map, satellite, hybrid o terrain, e queste comunque con neanche troppe opzioni, comunque vengono caricate le mappe di base. Su queste mappe di base, ovviamente, possiamo caricare i nostri shapefile, basta che manteniamo appunto il giusto riferimento con la proiezione. Adesso ci carico su qualcosa. Andiamo in materiale, Milano, il centro di Milano. Ok, così abbiamo un punto di riferimento. Il punto di riferimento è questo. Questo qua è il centro di Milano. Cosa succede? Essendo anche molto comodo avere una tipologia di mappa di questo genere, circoliamo giù. Sono due principalmente le caratteristiche che mi hanno detto: ok, cerchiamo qualcosa di differente. Innanzitutto mettiamo un po' di trasparenza. Ok, facciamo il bordo un po' più spesso, magari lo coloriamo di rosso. Ok, questa la vediamo subito, è la prima. Allora, io ho qui la mia mappa, si carica. Sì, evito di parlare mentre caricando le mappe perché sicuramente si sente poco. Io zoomo, va tutto bene, zoomo, va tutto bene. Se zoomo ancora un po', Google Map rimane, mentre OpenStreetMap non si vede più. Infatti devo tornare. Ricarichiamo OpenStreetMap. Adesso scopro che hanno sistemato anche questa cosa. Ok, OpenStreetMap. Zoom, zoom. In teoria, se scendo sotto i 2005, OpenStreetMap sparisce. Se io ad esempio metto qui 2005, mettendo qua sotto, OpenStreetMap riappare, quindi io non posso andare magari a disegnare dettagliatamente vicino alla piazza di questa chiesa, perché lui dopo il 2005, dopo la scala 2005, si interrompe, mentre ho visto che Google Satellite, che prima rimaneva, no, bisogna caricarne uno alla volta, questo è un'altra cosa, quindi si aggiunge agli altri due motivi per cui ho cercato una soluzione differente. Ricarichiamo Google Satellite, zoom, vediamo, questo qua sotto il 2005 scende tranquillamente, possiamo un po' anche disegnare. Andiamo a vedere la seconda, diciamo il secondo problema, quindi che questo qua adesso diventa il terzo. Se noi facciamo un composer, aggiungi, empty, il numero, test 1, ok,
Aggiungo la view con questo pulsante. Qua viene tutto bene nel momento in cui esporto scrivania test 1. Aspetto un attimo. Ok, è riapparso. Andiamo a vedere l'immagine. Scrivania test 1 e la sta mantenendo. Bellissimo, hanno sistemato anche questo. La strada passa di qua, verifichiamo. Sì, la strada passa di qua. Sì, sembra ok. Quindi questo qua l'hanno sistemato. No, però in effetti lo vedete che allora la strada qua e la linea rossa, questa linea rossa passa proprio al limite esterno, diciamo ovest della strada, mentre qui ci passa un po' più in mezzo, quindi si sta sballando un po'. Proviamo a fare la stessa cosa con OpenStreetMap. OpenStreetMap. Anche questo ci passa in mezzo. Il Print Composer ci basta semplicemente aggiornare, Update Preview. Qua passa ancora in mezzo. Facciamo un Export Test 2. Ok, adesso aspettiamo che arriva. Ok, F5. Sta mettendo un po'. Ho sbagliato a mettere test 2. No, secondo me la salva. Invece test 1, test 2. Ok. Test 2, lo sta facendo nero, chiudiamo un attimo update, chiudiamo il composer, riapriamo il stesso composer, no, non c'è più nuovo, test 2, ok, aggiungiamo la vista, ok, facciamo esporta in test 2, sostituisci. Però vuol dire che dobbiamo aspettare un po', se no comunque questi qua sono, adesso si è aggiunto anche quest'altro, diciamo, problema, però praticamente sì, è un problema proprio della stampa. Tra 10 minuti, un quarto d'ora. 10 minuti ti aspetto, ora no, io non vado torno, c'è problema. No, proprio un quarto d'ora. 10 minuti ce la fai? Sì, Ok, assolutamente. Ok, grazie. Sì, proprio stavo finendo una cosa. Ok, test 2, sì, ha problemi di stampa. Allora, ok, proviamo la soluzione alternativa. Questo facciamo close, questo facciamo close, remove. La soluzione alternativa qual è? Vediamola. Ok, la soluzione è, scusate, qua, mettiamolo qua da parte. La soluzione alternativa è un nuovo plugin che ho visto che c'è da un po' di tempo e si chiama Quick Map Service. Questo Quick Map Service lo trovate nel repository di default. Quick Map Service, scrivete quick, faccio install. Ok, qua sotto web adesso ho il menu Quick Map Service, carico OpenStreetMap, Nick, proviamo a fare subito un composer, composer manager, test, show, proviamo a ne fare un altro nuovo, add, test 3, quick, ok, aggiungo la vista,
faccio esporta test. Ok. Vado a vedere questo test 3 e praticamente mi accorgo che la mappa sotto sta bene, nel senso è allineata giusta. Andiamo a vedere qualcos'altro. Close. Andiamo a vedere se posso scendere sotto la scala 2005. Perfetto. Scendo alla scala 2005, ma anche molto più dettagliato. Vedete qua 625 e poi andiamo a vedere, ok, Quick Map Service non c'è Bing, non c'è Google, ma se noi andiamo in setting, andiamo in contribute service, facciamo get contribute pack, ok, save, andiamo in web, Quick Map Service, troviamo tanti altri layer che possiamo inserire. Andiamo subito a vedere ad esempio quello di Google, satellite, se si comporta bene, si allinea anche lui. Teniamo Osman Nick, possiamo accendere e spegnere uno e l'altro. Andiamo nel fare il composer, new print composer, test 4. Ok, aggiungiamo la vista. Ok, salviamo questo test 4. Vediamo un attimo che riappare. Andiamo a vedere il test 4 ed è perfettamente allineata. Ok, non so perché non è di default questo Quick Map Service, ma vi posso assicurare che è decisamente meglio. Ciao. E ci vediamo alla prossima. Scusate se sono arrivato in ritardo con il video del venerdì, ma a volte le cose cambiano. Ciao, alla prossima.